fu chiamato da un sottosegretario alla presidenza del Consiglio di un governo che si stava formando, nella quale il quale gli prospettò la possibilità di fare il ministro dell'interno. Parliamo degli anni 70, quindi diciamo l'epoca calda del terrorismo e delle Brigate Rosse. Il giorno dopo invece lui non è più ministro. Una seconda volta gli fu proposto di fare il ministro dell'Interno, sempre negli anni 70, e fu sondato, diciamo, la sua disponibilità, e lui dispose di accettare l'incarico solo se avesse potuto fare secondo quello che riteneva giusto lui, ecco, senza avere dei condizionamenti esterni, e mi riferisco ad altri partiti politici. Forse il partito in quel momento non se la sentì di dare questa sorta di carta bianca e quindi fece un'altra scelta. E quindi poi credo che la scelta ricade su Cossiga. Quindi questo poi ci fu il sequestro Moro, il covo di Via Grado, diciamo la scheda di mio padre che fu trovata nel covo di Via Grado come possibile obiettivo, e questa poi tutta un'altra storia. E questo fa parte di aneddoti legati proprio alla questione delle Brigate Rosse. Cosa successe in Ma successe quell'occasione? che quando la polizia irruppe nel covo di Via Grado lì, pensando di trovare Aldo Moro, in realtà trovò tutta una serie di documentazione, tra cui anche 4-5 schede di personaggi della Democrazia Cristiana, e uno di questi era proprio papà. E ovviamente il capo della polizia, il ministro dell'interno, lo informò. Devo dire che non lo informarono subito, infatti lui ci rimase molto male di questo, però insomma lo informarono e anzi gli proposero la scorta a lui e anche a noi. E noi ovviamente non sapevamo niente, perché come al solito papà non ci teneva informati di questi, quindi lui rifiutò la scorta sia per lui che per noi, perché riteneva che tanto se avessero voluto colpirlo avrebbero colpito lo stesso e avrebbero coinvolto anche delle persone innocenti, quindi non lo accettò e non voleva neanche che noi vivessimo con questo limite, con questa, diciamo così, schiavitù della scorta. E allora l'unica precauzione che lui utilizzava è che quando usciva con la sua macchina, lui aveva una piccola 500 con cui girava per Roma, e quando andava alla Camera dei Deputati usava cambiare tragitto, ecco. Nel 1970, o meglio negli anni 70, Giacomo Sedati fu anche presidente della Commissione Vigilanza Rai. Sì, quello fu un incarico molto importante, che in realtà lui fu presidente della Commissione di Vigilanza Rai e poi presidente della commissione che fece la riforma del servizio radiotelevisivo. E fu un periodo molto difficile perché ovviamente c'erano all'epoca i radicali di Marco Pannella che ovviamente reclamavano molto più spazio all'interno del settore televisivo e quindi questa riforma in qualche modo mirava ad avere diciamo un impatto più pluralistico, no? Nei confronti dell'informazione. E all'epoca mi ricordo che i radicali fecero anche degli scioperi della fame contro mio padre, salvo poi leggere, trovare insomma, su internet, in qualche resoconto della commissione parlamentare 20 o 30 anni dopo, un Marco Pannella che riconosceva la bontà di quella riforma, che proprio forse all'epoca loro avevano osteggiato, ma fu un periodo molto intenso e molto importante per il servizio radiotelevisivo. Ovviamente la riforma partì da lui, poi ebbe degli sviluppi, quindi non terminò con lui, ma continuò poi con gli altri presidenti, ma fu un importantissimo avvio. Purtroppo di queste cose si sa poco, ecco, se non ci fosse stata questa possibilità di questa pubblicazione, voluta, devo dire la verità, dall'amministrazione riccese con Michela Fanelli, sia dagli amici più stretti, papà, come Marcello Palmieri, come Enrico Santoro, come la Confindustria del Molise con Mauro Natale, che hanno creduto che questo libro in qualche modo desse la possibilità, soprattutto qui in Molise, di far conoscere chi era stato e che cosa aveva fatto Giacomo Sedati per questa terra. Quindi questo secondo me è stato un po' un limite di questa regione, è stato sicuramente quello di non averlo ricordato abbastanza, perché in fondo il suo esempio sarebbe stato importante per le nuove generazioni. Non c'è traccia di lui, se toglie Piazza Sedati che si rinaugura domani e forse qualche atto comune che ho letto così che ha riportato il suo nome, ma Campobasso, Isernia, cioè i principali luoghi non hanno traccia di quest'uomo, che in fondo è stato il
tra i padri fondatori della regione Molise è stato sicuramente più importante. Cioè non, la regione Molise sarebbe esistita forse lo stesso, ma avrebbe avuto molto più tempo per essere proclamata regione. Idem la provincia di Isernia e tutta una serie di altre grandissime attività che sono state fatte. Ecco. Non è, questa non è vanagloria familiare, questa è proprio far conoscere alle persone chi ha fatto del bene e chi l'ha fatto con onore. Giacomo Sedati dunque fu un esempio di politica nobile, ma anche di un uomo legato alla propria terra, alle proprie radici, alla famiglia. Cosa rappresentava per lui Riccia? Ma allora, Riccia è la sede della famiglia Sedati almeno dal 300. Quindi ci sono delle cronache proprio di quell'epoca che parlano della famiglia, della nostra famiglia. Quindi noi siamo radicati in questa zona dall'epoca. E qui hanno sempre vissuto, quindi fino a mio nonno che si occupava, era un avvocato, ma si occupava delle proprietà qui a Riccia. E poi i figli per motivi di lavoro sono spostati in altre città, ma Riccia è sempre rimasta nel cuore e negli affetti della famiglia. Quando qualche giorno fa, il giorno prima che mancasse mia zia, Virginia, io andavo a trovarla, gli avevo portato a far vedere delle foto della piazza nuova con il busto di suo fratello già installato. Ecco, io non dimenticherò mai quel sorriso di gioia e di tenerezza che ebbe nel rivedere la piazza così come l'ha conosciuta lei, con una casa paterna sopra. Quindi questo legame che poi si manifestava anche in tutte le varie tradizioni locali, quindi penso alle varie feste di, non solo di San Giuseppe che ricorre domani, ma quella di Sant'Agostino, alla Madonna del Carmine, quindi erano tutte quelle festività a cui mio padre e prima ancora i suoi fratelli partecipavano, e quindi perché vivevano questa comunità fino in fondo. Per intercessione di San Giuseppe, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.